Oggi vi leggerò Lo gnomo sul monte di Anna Tava, che è stato realizzato utilizzando i calendari del 2011 e del comune di Mezzocorona dal titolo Ispirazioni dal monte. Siete pronti? Ci siamo? Leggiamo. Tanto tempo fa, o forse ancora nessuno lo sa, viveva sul monte di Mezzocorona una piccola strana persona. Era un gnomo assai birichino, molto vecchio, ma ancora bambino. Dal monte non scendeva mai, la funivia lo spaventava assai, ma con un binocolo la valle guardava e quel che vedeva felice ammirava. Lui, lassù, se ne stava tranquillo, sempre contento e ogni tanto brillo, perché di nascosto beveva quel birbante, ciò che restava nei bicchieri al ristorante. Nessuno mai lo vedeva, nonostante gli scherzi che faceva. Alle mucche beate sui prati metteva ghirlande di fiori intrecciati, suonava il loro campanaccio. Poi le spaventava con uno straccio. Quelle correvano come matte e poi non facevano più il latte. Negli orticelli ben coltivati rubava i pomodori maturati, qualche cipolla e i fagiolini. Il contadino dava la colpa ai topolini. Nella chiesetta suonava le campane. Forte, forte nelle ore più strane. La gente diceva, sarà il venticello, invece era stato quel monello. Dietro agli alberi si acquattava e spiava chi sul sentiero arrivava. Metteva un filo per fargli lo sgambetto, mentre lui rideva seduto sul tetto. Quello gnomo un segreto aveva e nessuno lo sapeva. Ma una sera che s'era ubriacato, senza accorgersi, aveva gridato: «Io ho un tesoro meraviglioso, un candelabro assai prezioso!» Il giorno dopo arrivarono in tanti, armati di badile tutti quanti. «C'è un tesoro sul monte, dai, cerchiamo, se lo troviamo, ricchi, diventiamo!» E si misero a cercare e scavare, senza la natura più guardare. E dopo un po' non erano neanche più felici, ognuno cercava per sé come nemici. Qualcuno si feriva, qualcuno ammattiva, lo gnomo guardava e non li capiva. Era molto triste ormai pensando che il monte stavano rovinando. Anche d'inverno la ricerca continuò. Allora una sera lo gnomo gridò: «Domani il tesoro vi voglio mostrare e a tutti quanti lo posso dare. Alla Malga Crown dovete venire, però non prima dell'imbrunire.» In mille salirono sudando, oro e gioielli immaginando. Venne la notte silenziosa e si sentì una voce misteriosa. «Il mio tesoro non è da portar via, perché è fatto di magia. Eccolo, uno, due, tre, via!» E si accese con tante fiammelle un candelabro alto fino alle stelle. Era un albero grande come un monumento, senza più chioma, lisciato dal vento. Per incantesimo illuminato, splendeva enorme in mezzo al prato. Tutti rimasero meravigliati dalla gran luce, quasi abbagliati. Fecero «Oh!» e l'applauso scattò. Poi si diedero le mani cantando e si abbracciarono sospirando. «Val più dell'oro la pace e l'affetto. Speriamo capiscano questo concetto», pensò lo gnomo e in silenzio sparì. Ma chissà, forse abita ancora lì. E beato guarda notte e dì la piana rotaliana, così vicina, così lontana. Grazie Veronica Permer, nostra volontaria Nati per Leggere, per questa bellissima lettura.
grazie ad Anna Tava per la storia.